Sottoculturati, salve a tutti, si torna a far video su questo canale, sì, anche quelli di One Piece, sì, anche quelli di Sanji protagonista, sì, anche sul cinema, ma oggi voglio semplicemente, normalmente, placidamente, tranquillamente raccomandarvi tre, non una, la due, ma tre documentari di Netflix, uno più bello dell'altro, dedicati al food, al cibo. Il primo è Chef Table. Sono dei documentari che ci mostrano le abitudini, la nascita, la crescita e lo sviluppo dei più grandi chef del mondo, facendoci vedere la loro filosofia sul cibo, la loro filosofia sulle pietanze, su come deve essere un ristorante, su cosa deve offrire l'alta cucina. Ma è molto bello perché è anche una metafora del successo, cioè ogni cuoco, ogni chef che racconta questa serie TV, voi andando avanti capirete che è una cosa che accomuna tutte queste persone tra di loro e tutte loro, quelle della loro categoria, a tutte le persone che hanno avuto successo, è l'ossessione. Essere ossessionati, presi, chiusi in qualcosa aumenta le abilità, la conoscenza, la perfezione e la qualità di quello che poi si va a fare. È una serie che a me ha insegnato questo, perché voi vedrete persone ossessionate da stupidaggini, ma che quelle stupidaggini sono quelle che le hanno rese grandi. Quando qualcuno è ossessionato da qualcosa e si impegna in quell'ossessione, si può ottenere qualcosa di incredibile. Questo ti insegna questa serie. Al di là poi che vedrete lo chef che cucina da solo come un eremita sull'isola, lo chef che si impegna a creare dei mix di ortaggi. Bellissimo. Seconda serie, sempre sul food. Io sono cresciuto, ho degli eroi. Uno ci ha lasciato proprio quest'anno, è stata una tragedia per me. Scusate questa allergia, raffreddore, non so cosa sia. Ed è stata la dipartita di Anthony Bourdain, uno dei più grandi food guru del mondo. Io tanti anni fa lessi due suoi libri che trovo tuttora una grande fonte di ispirazione per me. Si chiamano Kitchen Confidential e No Reservation. Adesso non mi ricordo i titoli. Quello che importa, ragazzi, è il contenuto. Sono andato a visitare posti, luoghi suggeriti da lui in questi libri. Ti fanno anche capire come l'improvvisazione non può essere, non ti può dare una sicurezza professionale, come devi essere un professionista. È sempre una metafora, secondo me, di come dovrebbe funzionare il lavoro. Anthony Bourdain è quello che, quando i vegani mi dicono quello ti fa male, quello ti fa male, no, no, perché è di su, lo cito sempre: la vita, non, la mia vita non è un tempio, ma un parco giochi ed io devo pagarmi il biglietto. E io voglio pagarmi il biglietto. Fa capire tante cose. Da quando è scomparso mi è mancato un guru e ne sto cercando uno in questo campo. E penso che la ricerca purtroppo non si esaurirà mai, perché quello che faceva Anthony Bourdain è fuori da ogni canone divino. Ma una serie ve la posso suggerire. Mi è piaciuto questo personaggio della docu-serie di Netflix, Date da mangiare a Phil. È una persona che ha un grandissimo entusiasmo per tutto quello che prova e vede e viaggia per le città europee e del mondo in generale a provare dei prodotti locali che non rispettano totalmente la tradizione, ma è molto anche lui incentrato sul cibo da strada e ci sono delle puntate che ridanno un po' quella cosa di Bourdain, cioè di farti capire il posto in cui stai e di come può aver influito sul cibo o su chi consuma il cibo. Io quest'estate ho fatto un viaggio a Copenaghen, Berlino, e a Copenaghen sono dovuto andare a mangiare in tutti i posti dove è stato lui nella puntata su Copenaghen. Queste storie sono state su Instagram e usciranno sul primo canale mio, quello dove sto da solo, a brevissimo. Guardatelo perché merita questa esplorazione. E chiudo con un'ultima docuserie che si chiama Ugly Delicious. Una serie dove c'è uno chef stellato che in ogni puntata
Stavolta non fa come gli altri che vanno alle città, ma prende un argomento, la pizza, il taco, il pollo fritto, ne racconta spesso storie, ma soprattutto ragionano filosoficamente sul concetto di quel piatto, la pizza. Alla fine, che cos'è? Voi in quel documentario capirete perché la miglior pizza al mondo si fa a Brooklyn, a New York, e perché un pizzaiolo giapponese che mette il sushi sulla pizza e non ci mette la mozzarella campana sta facendo una pizza che è altrettanto buona, se non superiore, alla pizza tradizionale, perché in questa puntata ragiona anche sul valore della tradizione. Quanto è importante? Perché ciò che è tradizione è concepito come superiore a ciò che è progresso? Bellissimo. Quelle discussioni che possono essere fatte su altro, oppure scoprirete perché il pollo fritto viene associato ai neri d'America. Io sono tre consigli che vi do. Vedete, perché avete Netflix, immagino le cacate che vedrete su Netflix, tipo le cose da Giappominchia, le serie anime, cazzate così, guardate cose che valgono. Ciao.